Le breaking news di Teletruria, ben ritrovati a tutti voi. Subito la cronaca, una disavventura finita bene, avvenuta questa notte lungo il sentiero della bonifica a Cesa, nel comune di Marciano della Chiana. Un 63enne del posto ieri si era allontanato da casa ieri pomeriggio per una passeggiata e non vi ha fatto ritorno. Intorno alle 20:30 è scattato l'allarme, sono partite le ricerche anche con i droni termici. L'uomo è stato individuato intorno alle 4:30, recuperato e consegnato alle cure dei sanitari ed ora si trova ricoverato a Siena, ma non è in pericolo di vita. E veniamo invece a quello che è successo questa mattina all'ospedale San Donato di Arezzo, dal tetto alle finestre della pediatria per salutare i piccoli pazienti. I supereroi dell'associazione Sì, supereroi acrobatici, hanno fatto visita appunto ai bambini ricoverati calandosi dal tetto ed entrando poi nel reparto con tanti doni per loro: Capitan America, Spider-Man e Hulk, alcuni appunto dei supereroi presenti che hanno decisamente fatto la gioia dei bambini. E chiudiamo con le immagini del secondo giorno del mercato internazionale ad Arezzo. 300 i banchi che sono presenti, di questi 90 filiera corta, una buona partenza, complice anche il buon meteo, presenti anche le autorità, tra questi anche il prefetto che ha detto la città si apre al mondo. E con le immagini del mercato internazionale terminano le breaking news di Teletruria. Per approfondire queste ed altre notizie, www.teletruria.it.